In questa categoria non c'è mai una partita facile, e quello è il bello del Serie B, il livello di competizione. Noi dal primo minuto, sapendo anche che il Pavia ha incontrato altre squadre diciamo forti e hanno fatto delle belle prestazioni, noi siamo stati preparati per entrare nella partita. E dal primo minuto abbiamo portato un piano di gioco che penso che l'abbiamo fatto alla perfezione. Quindi sono molto contento che ora dopo 5 mesi e mezzo di lavoro abbiamo trovato la strada giusta, come hai detto te, e tutte le unità diciamo si conoscono meglio, e questi rapporti fra le unità calcistiche diciamo si allineano con la filosofia. Quindi il presidente Anselmi è stato veramente, dal primo giorno che l'ho incontrato su una video call, è stato sempre chiaro che vuole crescere questa società, vuole arrivare il più alto possibile e vuole creare qui un ambiente anche per la città, perché vuole che veramente la città è orgogliosa di questo progetto, le donne nella città che giocano a un alto livello. Quindi noi dal primo giorno abbiamo lavorato per questo. Hai detto anche te che per me era un po' una squadra che non ho fatto io, non mi conosceva la squadra, io non la conoscevo diciamo personalmente, quindi abbiamo avuto qualche piccoli ostacoli, come hai detto te, però piano piano ora abbiamo trovato la strada giusta. Prossima domenica una partita che apparentemente sembra facile, invece tutte le partite sono difficili. Il nostro obiettivo, ho detto anche al presidente stamattina, siamo entrati diciamo nel 2024 con 4 partite da giocare per completare questo primo giro di andata. Ho detto io voglio fare 12 su 12 e ora abbiamo preso i 3 primi punti, c'è sempre, voglio vedere avanti e fare ora 9 su 9, però il calcio, come hai detto te, non funziona così, quindi noi andiamo partita per partita, però l'obiettivo è sempre di vedere avanti e ad andare avanti.